Allora, buongiorno a tutti, scusatemi il ritardo. Sono contenta di vedere che siamo un numero contenuto, perché questo vuol dire riuscire a lavorare meglio e così. Mi direte un po' anche voi rispetto alla vostra esperienza, cosa fate, cosa è sensato per voi e ritariamo eventualmente anche il lavoro che facciamo anche domani mattina e poi domani pomeriggio con l'esercitazione insieme a Luisella Carnelli. In modo che sia più così adeguato alle vostre necessità. Allora, vabbè, io vi dico chi sono, così vi fate un'idea. Vabbè, io sono Alessandra Gariboldi, coordino l'area ricerca e consulenza di Fondazione Fitzcarraldo. Mi occupo di visitor studies sostanzialmente in ambito culturale e particolarmente di audience development, che è una bestia strana che cercheremo un po' di capire che cos'è adesso, un po' perché se ne parla, quali sono i termini con cui ci si riferisce a questa cosa, con una minimissima introduzione sugli aspetti, diciamo così, teorici e invece incursioni ben più interessanti su cosa significano poi nell'organizzazione e nella gestione di attività rivolte al pubblico. Io di formazione sono una storica dell'arte, se ne risente un po' anche perché io lavoro moltissimo, soprattutto con musei, teatri, festival, eccetera, e quindi molti degli esempi che porto derivano da quell'area. E quindi in qualche modo fateci la tara e se la cosa vi suona molto strana, fatemi anche parecchie domande, nel senso che rischio di sembrare più stupida di quella che sono. Quello che facciamo tra oggi e domani. Un po' di premesse e definizioni su cos'è l'audience development. Un po' di strumenti, cioè come si fa. Un po' di applicazioni, perché vedere come altri hanno usato questi strumenti per raggiungere degli obiettivi di pubblico, di ampliamento del pubblico. Un po' di esempi, che è così. Di diverso tipo, di diverso taglio, anche che in qualche modo coinvolgono diverse possibili sfaccettature che può assumere la cosa per voi. E poi un po' di un'esercitazione che faremo domani insieme a Luisella, a cui sarà dedicato tutto il pomeriggio di domani. Allora, mi hanno detto che voi più o meno tutti avete delle basi di marketing, cioè ciascuno di voi, sia che studi, sia che già lavori in questo campo, ha più o meno ha avuto modo di approcciare il marketing come sbagliato? Alzi la mano chi non sa cos'è un target. Alzi la mano chi non sa cos'è un sistema informativo di marketing. Possiamo, no, vabbè, però voglio dire, questo è già da molta. Questo perché l'audience development, che voi potrete trovare con tantissime diverse definizioni, soprattutto in ambito europeo, perché è una delle parole chiave della progettazione europea su cultura nella prossima programmazione 14-20. Non è di fatto una disciplina, si nutre di diverse discipline, è più un approccio, un modo di lavorare che riguarda molto gli strumenti di marketing, ma non solo. E che quindi ovviamente presuppone che uno perlomeno abbia idea che se ha a che fare con un pubblico, lo deve in qualche modo targetizzare, deve istituire un sistema informativo che gli permetta di raccogliere informazioni da questo pubblico che poi entrano nel suo ciclo di gestione e hanno come uscita un miglioramento del servizio o un raggiungimento di obiettivi specifici. Quindi questo è più o meno per dire come sta. Lo sentirete chiamare così? Audience development, audience building, cultural participation, active spectatorship, active citizenship, con un senso anche semanticamente sempre più allargato del concetto. Diciamo che l'unica cosa su cui tutti sono abbastanza d'accordo è che l'audience development riguarda quello che nella conferenza che c'è stata l'anno scorso a Bruxelles, in elaborazione congiunta, eccetera, l'unica roba su cui siamo riusciti ad essere tutti più o meno d'accordo, è che si trattasse di fatto di approfondire, ampliare, diversificare la partecipazione. Questo perché il pubblico può essere quello che abbiamo già, quello che non abbiamo ancora, quello che vogliamo che torni, quello che è diverso dal mio usuale e quello che è diverso tipologicamente dal mio, perché è proprio un pubblico che normalmente alle attività culturali non fa riferimento in qualche modo. Quindi diciamo questa è la definizione in termini allargati che possiamo adottare. Prendetela per quello che è.
Non è una disciplina, nessuno ne sa niente, la gente ha cominciato a farla, di solito operatori culturali, esistono anche un po' diverse scuole, tipo in Inghilterra ovviamente è tutta marketing come orientamento, cioè ti dicono fai così A, B, C, D e ottieni il risultato E, quindi molto strutturata in questi termini, c'è chi gli dà una coloritura più di tipo sociologico in qualche modo o anche politico addirittura nell'accezione di una maggior partecipazione come maggior coinvolgimento delle persone o maggiore attenzione agli impatti che si hanno sulle persone nel momento in cui le si coinvolge in un'attività culturale di qualunque tipo. Dal momento che noi non gli vendiamo scarpe ma gli vendiamo esperienze e gli vendiamo qualcosa, li coinvolgiamo, loro non sono i destinatari, punto, sono i partecipanti a qualche cosa e quindi in questa accezione ovviamente la complessità è crescente. Quindi quello che voi vedrete non è il verbo, è come la vedo io, che sono tutti fatti vostri, no, nel senso che è il modo in cui attraverso la mia pratica professionale nell'arco di questi 15 anni in cui mi sono messa su questo tema, ho sviluppato esperienze attraverso diversi soggetti e quindi esistono dei riferimenti che io cercherò comunque di darvi in modo che voi possiate anche sposare o approfondire meglio quello che più vi piace, però è chiaramente qui non c'è un paradigma, cioè non è che c'è una teoria economica, non c'è il marketing, non, è tutto da inventare. Perché se ne parla? Se ne parla per un sacco di motivi. Se ne parla principalmente perché di fatto oggi, e lo sappiamo tutti, avete già fatto un modulo sulla progettazione centrata sull'utente, quindi in qualche modo piuttosto che sull'experience, quindi sapete perché, ma di fatto è sotto gli occhi di tutti, noi viviamo in un mondo in cui ci si chiede di essere tutt'altro che dei clienti, partecipiamo, che lo vogliamo o meno, a un sacco di cose, costruiamo, diciamo, la nostra, siamo abituati a volerlo dire, quindi. E i motivi per cui a livello europeo questa cosa viene assunta ed è la cosa interessante è che ovviamente entrerà anche nei fondi e quindi costruire progetti di audience development insieme ad altre realtà europee che insistano su temi particolari è una cosa che dà anche la possibilità di accedere a dei fondi in prospettiva e quindi diciamo è interessante anche perché l'Europa ce lo chiede in qualche modo. Anche perché sono cambiate le cose, nel senso che noi per 20 anni abbiamo provato a democratizzare la cultura, così con un'impostazione un po' francese, un po' centralistica, abbiamo fallito clamorosamente, la gente fa le code per andare a vedere le mostre, ma non abbiamo diversificato. Il profilo del partecipante alle attività culturali è identico a quello di Bourdieu, 1960, quindi il tempo non ce l'abbiamo fatta a far partecipare di più le persone, a abbattere le barriere sociali, ad abbattere le barriere economiche, meno che mai quelle culturali. Quindi, a partire da questo fallimento, ragionare della capacità delle organizzazioni culturali, non soltanto abbassando il prezzo e andando in giro a mettere dei grandi manifesti, ma anche attraverso una serie di azioni molto più specifiche, significa ovviare a quello che adesso è il problema più grande di tutti, cioè ci sono delle disparità enormi a livello di partecipazione culturale. A seconda del paese europeo in cui questo avviene o meno, a seconda dell'area geografica, a seconda delle tipologie, però che bene o male rispecchia sempre le stesse fratture socio-economiche che stanno alla base di tutte le altre differenze. Un'altra cosa che si dice molto è che gli artisti sentano il bisogno del confronto col pubblico, il che nella mia esperienza non è vero per niente, però in alcuni casi invece lo è. Ci sono soprattutto nelle performing arts, quindi in festival, eccetera, soprattutto nei teatri, con le esperienze delle residenze, eccetera. È vero che si stanno sviluppando anche forme di produzione culturale che richiedono un contatto maggiore con le persone. Quindi tutto questo insieme di questioni che ha a che vedere anche col fatto che le risorse non sono più sufficienti, quindi con l'arretramento del finanziamento pubblico, che non è episodico ma strutturale. In qualche modo radicarsi presso le comunità, far sì che loro si affezionino a noi, difendano la nostra stessa esistenza in qualche modo quando è il momento di farci tagliare dei fondi, è diventato cruciale per dimostrare che noi valiamo, perché non si può più dare per scontato. Ora, due questioni da chiarire rispetto a che cosa si può fare con la cultura, forse anche no. La spiego così, che
Quanti di voi hanno in gestione, in qualche modo diretta, dei beni o delle attività culturali? Ok, beh, insomma, 5, un poco. Una domanda fondamentale che si deve porre chi ha in capo in qualche modo la titolarità di un bene rispetto ad uno che magari sta solo lì e cerca di valorizzarla, nonostante il direttore del museo, così a prescindere dalle difficoltà che trova nei livelli decisionali più alti, è quello che primo devo capire cosa intendo io per cultura. E poi devo capire cosa me ne voglio fare io della cultura. Non sono due domande retoriche né banali, non penso che le risolveremo qua, ovviamente, però in qualche modo ci aiutano a riflettere rispetto al nostro posizionamento, e cioè come noi pensiamo di poter agire in funzione del raggiungimento di nuovi pubblici. Questo ha a che vedere con il che cos'è la cultura, e cioè un grande scontro culturale, di fatto, storico, che è tra un approccio sostanzialista, in qualche modo, per cui il bene è bene perché è mio, è bello, è storico e lo dicono tutti, quindi è così, e un approccio strumentale. Diciamo che l'approccio strumentale, che è quello più sviluppato in ambito anglosassone, soprattutto in ambito britannico, ma anglosassone in generale, è quello che vede nella cultura e nelle risorse culturali degli strumenti per raggiungere altri obiettivi. Cioè il valore di questo sito archeologico, di questo bene, di questo festival, non è tanto o non solo comunque nel fatto che è un valore artistico in sé, culturale in qualche modo, ma nel fatto che mi serve per raggiungere altri obiettivi, obiettivi di natura sociale, economica, politica, di solito quelli a cui gli amministratori pubblici, per intenderci, sono più sensibili. Scusa, ho molto questa cosa nelle orecchie. Questo non è per niente un fatto scontato o superficiale, va ben inteso, perché dietro all'idea che il nostro bene, piuttosto che in qualche modo sì, il nostro patrimonio più o meno materiale che noi tuteliamo e che ci preoccupiamo di comunicare alle persone, sia un bene che vale in sé, c'è anche il rifiuto proprio ideologico e culturale, dovuto che in Italia non è per niente raro, anzi è francamente il più comune, che considera che questi beni non possano essere usati alla stregua di qualunque altro strumento per relazionarsi. Poniamo, se tu vuoi fare integrazione con le comunità immigrate a casa tua, non lo devi fare col museo, da questo punto di vista. Lo fai con altri strumenti. Se hai bisogno di un oggetto relazionale che faccia comunicare le persone tra di loro, li faccia scoprire le evidenze delle stratificazioni culturali e in qualche modo le connetta le une con le altre in una logica di integrazione, farlo con il museo per molti direttori è un problema. Perché, scusa, ma questa non è un oggetto di relazione, è una statuetta del III secolo. Punto. Racconta di una storia del III secolo, di come andava, di cosa c'era, dell'impero in disgregazione, della periferia, delle stratificazioni. Racconta un'altra storia ed è quella la storia per cui vale. Usarla come scusa per far comunicare delle persone intorno a un piatto di couscous, no, bene. Allora, questa roba sembra banale, ma è il principale vincolo culturale che ci ha impedito di utilizzare il patrimonio anche in una logica strumentale, anche nella misura in cui aveva senso farlo, magari. Perché in quanto approccio estetico sostanzialista negava questa cosa. Ora, l'approccio opposto, quello britannico, vi parlo di anni 90-2000, anzi 2000 ancora spinti, adesso si sta cominciando un po' a superare, con i musei faceva integrazione dei giovani, con i musei, con i teatri, dei giovani a rischio, quelli che in abbandono scolastico, quelli in situazioni periferiche difficili, quelli che usavano il patrimonio in questo modo qua. Ora, è possibile che la via italiana debba essere un'altra e una terza. Chi da noi riesce a utilizzare il patrimonio anche in chiave di integrazione, poniamo, o comunque in funzione del raggiungimento di una serie di obiettivi che possono essere anche l'uguaglianza di genere, piuttosto che i vari obiettivi che un'agenda politica può avere, di natura sociale, è farlo però mantenendo il delicatissimo equilibrio del rispetto dell'identità di quel bene.
E cioè, quando uso quel bene per fare integrazione, lo uso in modo consapevole, in base alle sue specificità e non dimenticandomi che sto dentro a un museo, per intenderci. Piuttosto che nel momento in cui faccio, non so, solo performance di spettacolo al vivo su temi contemporanei e quindi faccio lavorare sulla contemporaneità, l'aspetto artistico resta fondamentale, cioè non posso fare solo un laboratorio di integrazione con i ragazzi o con un quartiere a rischio, cioè devo fare una roba che abbia una sua qualità artistica riconoscibile in qualche modo. Questo è la prima cosa, cioè capire se noi vogliamo essere strumentali o sostanzialisti e quanto vogliamo stare di qua o di là, dove ci collochiamo in quel continuum lì. Questo significa che se voi non lo siete, perché non gestite direttamente un'offerta culturale, dovete fare i conti col fatto che chi invece ha in capo quel patrimonio o quel tipo di offerta culturale che rientra nella vostra attività anche imprenditoriale, probabilmente, anzi certamente, starà o da una parte o dall'altra o in un qualche punto di questo continuum. E con questo aspetto bisognerà fare anche della mediazione, perché voi vi potete pensare delle attività partecipative stupende, ma se non fate i conti col fatto che chi gestisce l'attività ha questa impostazione, non riuscite proprio a parlarci, non riuscite a ottenere neanche quel dialogo minimo che serve a sviluppare progetti insieme. Un'altra cosa che è venuta fuori molto carina a Bruxelles è stata questa, c'erano diversi casi presentati, uno dei quali è stato presentato anche ad Art Lab qua una decina di giorni fa, e c'era questo teatro di cui vi parlerò poi negli esempi, che è un teatro di Rotterdam, lo Zuidplein, era un teatro di prosa, che ha sempre avuto un'offerta, un teatro stabile con la sua offerta bene o male, classica, no? Il nostro che ti fa Pirandello e Goldoni, stiamo lì. A un certo punto hanno realizzato che il quartiere in cui abitavano, in cui risiedeva il teatro, nonché la città, dalle proiezioni demografiche, nell'arco di 20 anni l'80% delle persone che abitavano lì sarebbero venute da paesi diversi, non sarebbero state persone nate lì. E quindi si sono posti il problema di come in qualche modo rappresentare in modo diverso la realtà che gli stava attorno, perché loro si sono detti noi dobbiamo rappresentarla questa realtà, siamo lo specchio. Hanno fatto una cosa molto bella, hanno istituito una specie di comitato con le etnie principali che abitavano in quel quartiere, nella città, scegliendo persone già interessate al teatro, un iraniano interessato al teatro, un nigeriano interessato al teatro a casa loro. Ma che lì ovviamente non avevano nessun tipo di consumo culturale perché non c'era nessun tipo di offerta che li rispecchiasse in qualche modo, per fare una specie di board permanente che gli permettesse di progettare un'attività artistica coerente col fatto che si rivolgeva a un pubblico diverso da quello che avevano sempre avuto. Tosta, perché Molly Pirandello, cioè nel senso roba seria questa qua. L'hanno fatto con un direttore artistico che ha mantenuto sulla qualità. Quelli che portano lì ovviamente non sono quelli che fanno il folklore, ma non so, la più grande cantante iraniana premiata in tutti i festival del Medio Oriente. Cioè, portando cose di questo genere, spettacoli di diversa natura, ma che in qualche modo rispondevano meglio alla cultura dei loro destinatari. E nel giro di pochi anni sono passati da un bilancio in rosso a un bilancio inattivo, che anche per un teatro olandese è una roba strana, e hanno aumentato del 70% la diversificazione del loro pubblico, cioè hanno più 70% di pubblico diverso da quello standard. A questo punto della narrazione dello Zuidplein, questa deliziosa signora bionda, salta su una compagnia di danza tedesca che fa audience development in altri modi, con gli adolescenti, eccetera, dicendo: ma no, ma io non la voglio rispecchiare la società, io sono il martello che la spacca la società, non sono quello che la rispecchia. Allora, questa è l'altra domanda che bisogna porsi. Siete il martello o siete lo specchio? E qual è l'equilibrio tra questi due aspetti? Questa è l'altra domanda che vi dovrete porre o aiutare quelli con cui avrete a che fare perché gestiscono beni o attività che hanno a che fare col vostro tipo di offerta di servizi. Per capire quanto può incidere, per esempio, sulla programmazione, una cosa del genere. Io voglio delle attività partecipative, ma quello perché voglio vendere,
La parte di territorio che starà infilata nella mia offerta turistica, la parte di musei, la parte di teatri, la parte di festival, questi qua sono disposti a far sì che le persone, i partecipanti, abbiano da dire sulla programmazione culturale, sui contenuti? Gliela facciamo avere una parola o no? Anche no, eh? Cioè non è che bisogna per forza, però bisogna saperlo. Perché anche questa è una cosa che cambierà di molto la vostra possibilità di fare del marketing efficace piuttosto che proprio di costruire una progettazione sensata rispetto al pubblico, per non vendere la pelle dell'orso prima di averlo cacciato, perché magari a voi piace tantissimo questa roba qua, però di fatto ci sono quattro musei nell'area provinciale che vi sarebbe piaciuto inserire in delle cose, ma che saranno al massimo dei posti dove andate a fare delle visite guidate, perché più di così non si può. Ora, queste sono le premesse che mi sentivo di fare e vi giuro che poi la parte più teorica finisce lì. Allora, lo possiamo definire così, ma come vi ho detto è una definizione tutta arbitraria, quindi potete prenderla, cambiarla, adattarla, rivederla in funzione vostra. Le attività che convergono nell'audience development quindi riguardano sia la fidelizzazione di chi già ci viene, nella mia venue, quale che sia attività invece volte a raggiungere un pubblico nuovo e diverso. Ora, l'audience development è un processo che va assunto a livello di gestione, cioè va in qualche modo inserito come visione nel proprio modo di fare cultura, di fare servizi, di fare turismo, cioè di offrire. Questo perché non succede niente sul breve termine, quindi è impossibile da fare, da praticare in giro di 6 mesi. Se vuoi far succedere qualcosa, perché sia qualcosa che funziona davvero, ci vuole molto tempo. Ci vuole costanza, perché una volta che hai preso un pubblico e l'hai convinto che quello è un posto stupendo e ti sei tirato in mezzo tutti gli adolescenti del paese, a quel punto poi non gli puoi sbattere la porta in faccia, che è uno dei grandi problemi che di solito riguardano questo tipo di attività. Cioè, arrivano i soldi per un singolo progetto, molto divertente, molto carino, magari l'imprenditore che me lo finanzia perché è molto contento e gli piace sta cosa qua. Tutti si sbattono per quei 3 mesi intorno alla comunità di kenioti e dopo, finiti i soldi, finiti i rapporti. E tu ti sei bruciato un intero pezzo di comunità locale che non verrà mai più a fare quello che tu gli offri. E quindi quando ti ci metti devi saperlo. Devi sapere che non può essere episodico, che di fatto è la natura della stragrande maggioranza dei progetti di audience development che coinvolgono realtà culturali. In linea di principio la direzione è quella, da gente che viene poco e fruisce così così, anche in modo superficiale, a gente che viene tanto e fruisce in modo sempre più ricco. Questa è, diciamo, la prospettiva in cui uno si deve mettere, senza pensare di fare i miracoli, però. Quindi ha come caratteristiche, vi dicevo, il fatto di essere un processo pianificato, continuativo e lungo. Pianificato perché non avviene per sbaglio. Non è possibile che uno inciampi nel far venire più persone e tenersele. È una cosa che ti ci devi mettere proprio. Deve coinvolgere l'intera struttura. Cioè, magari voi gestite i servizi di un museo e vi piace un sacco l'idea di fare delle cose per attirare una certa fetta di pubblico che avete deciso, magari anche con la direzione che sarebbe stato carino coinvolgere. Che ne so, le donne anziane. Le facciamo venire qua, le facciamo narrare intorno ai tessuti, le facciamo, che ne so, qualcosa troviamo, ci mettiamo a fare sta cosa. Il problema è che vi faccio un esempio stupido per farvi capire cosa succede quando non si coinvolge l'intera struttura. Io ho seguito l'anno scorso un progetto a Brera di cui ho fatto la valutazione, che era un progetto interculturale molto bello, in cui si facevano entrare dei mediatori che venivano da 8 paesi diversi e in un lunghissimo percorso insieme alle curatrici, perché poi Brera, cioè stiamo parlando di altro che tempio, cioè ipersostanzialista come approccio, che cercava in qualche modo di aprire le porte a pubblici diversi, anche alle comunità straniere che abitano a Milano, e
nonché a tutte quelle persone che nel rapporto diretto con l'opera d'arte ed esclusivo non trovano niente, attraverso storytelling sostanzialmente. Quindi c'erano narrazioni legate, molto ben costruite, con un assistente di tecniche teatrali, con un assistente a narrazione, una roba tosta, delle narrazioni molto belle che su filoni tematici facevano raccontare a diversi di questi mediatori una cosa che era a metà tra la loro esperienza di vita e l'opera. Quindi ricordi ispirati all'opera che narravano, in qualche modo tu uscivi con una comprensione pazzesca di un dipinto del Barocci che chi se ne frega, no? Che probabilmente non avresti mai guardato, in mezzo a Brera che ne ha 6.000 così, e nonché più vicino alla comunità, più in grado di comprendere anche quegli stessi con cui stai in tram tutti i giorni e non li guardi neanche in faccia, eccetera. Problema. La dirigente, che ha detto va bene facciamolo, che poi è la soprintendente, ha detto facciamolo perché le hanno detto c'è sto progetto, ti diamo i soldi, allora lei ha detto va bene, però non era d'accordo, non che fosse contraria, ma non gliene importava molto. E il risultato è che non ha mai comunicato con i custodi, per cui noi ci trovavamo con il nostro mediatore senegalese che una volta alla settimana per 6 mesi è sempre stato lì, nelle sale, a fare prove, eccetera, quindi eravamo sempre lì, che arrivava, tirava fuori il suo tappeto, tirava fuori le sue cose, perché lui era un musicista, quindi narrava musicando un'opera del Bellini, e il custode, come tutte le volte, qua non si può, cosa fa? Non si può parlare, non si può fotografare, non si può... Cioè no, sono qua, c'ho un cartellino grosso così, faccio parte di un progetto, è 6 mesi che sono qua. Questo perché nessuno è andato a dire ai custodi, facciamo una riunione, sappiate che il progetto è coinvolto in questa cosa, succederà questo, troverete queste persone, accoglietele, cioè tutto quello che può essere poi apprendimento organizzativo per la struttura che questa cosa la sposa, perché poi si abitua a vedere della gente anche molto scura di pelle, guarda te, oppure si abitua a vedere dei non vedenti che toccano le opere, cioè apprendimento organizzativo. Niente di tutto questo è stato fatto e ogni volta che andavamo lì era una... Adesso poi Dudu è una persona molto seria e un mediatore culturale di professione da 15 anni, quindi non se la prendeva neanche troppo. Però è un problema. E la stessa cosa con le persone, perché abbiamo fatto dei percorsi sperimentali a cui hanno partecipato circa 200 persone che venivano da 27 paesi diversi, con un tasso di apprezzamento pazzesco, tutti entusiasti, però se arrivavi lì la mattina che c'era il custode che non era stato informato, niente, ti trattavano a pesci in faccia, perché si vedeva arrivare della gente di un centro di rifugiati politici che cosa ci fanno nel museo, che come prima cosa li guardava dicendo mi vogliono vendere qualcosa, cioè abbiate pazienza. E bastava una riunione, eh? Una riunione, ma a nessuno gliene è fregato niente, ok, di farla. E questo ha inficiato in modo importante la riuscita del progetto. Perché ogni volta che ti arriva uno, che è uno che non mai in vita sua sarebbe entrato in un museo, mai, che ci arriva perché lo porta l'insegnante di italiano seconda lingua, che è tutto qua, hai fatto tutta sta fatica qua e poi ti trovi uno che ti guarda come se vuoi vendere qualcosa, quella non sarà mai casa sua. Hai già sbagliato. Hai buttato via 6 mesi di progetto, un mazzo così, un sacco di persone coinvolte, la solita cosa. Deve poi avere chiari gli obiettivi e i destinatari, gran fatica, però come nel marketing che si rispetti, sempre lavorare per target, cioè non è che voglio più gente, voglio quella gente lì, faccio un progetto per quelli lì, verifico che funzioni, monitoro, vado avanti, tengo aperta la porta, istituisco procedure perché questa cosa sia in qualche modo entri nel DNA della mia struttura, cioè faccio un lavoro molto più importante. Questo perché sennò non funziona, cioè scompostamente volere tanta gente e cercare di far contenti tutti non va. Una cosa alla volta, ci si dà delle priorità su target primari e target secondari, per cui uno decide che vuole lavorare prioritariamente in base anche all'agenda politica della situazione in cui opera, a chi c'è intorno e quant'altro, decide che il suo target primario è quello, io voglio i ragazzi. E non li voglio qua scazzati a bersi la birra nel mio centro culturale e basta. Io voglio dei ragazzi motivati e io allora lavoro su adolescenti piuttosto che 20-25 anni e decido che lavoro su quella fetta lì, adotto gli strumenti conseguenti e verifico il funzionamento di quello che ho fatto su quel target. Capite bene che visto tutto questo non è solo marketing il punto, cioè mentre il marketing assume che nella relazione con l'utente
può centralizzare la sua figura, cioè nel senso può darle un peso più centrale, può lavorare per target, adotta una serie di strumenti che sono anche congruenti, ma non è solo questo. Questa roba ha a che vedere con l'organizzazione interna in modo pesante, ha a che vedere con la programmazione culturale in modo pesante, ha a che vedere con tutto il sistema di offerta arricchita e collaterale che posso mettere in piedi, cioè non soltanto con l'offerta core. Sempre parlando in termini di marketing. Dico cose. Tutto chiaro? Lo so che l'ora non aiuta. Quindi l'audience development sta lì. È un processo che deve essere assunto. Tanto, cioè, siamo fortunati. Nelle nostre realtà culturali, per lo più, queste tre figure coincidono, quindi non c'è quasi mai questo problema di coordinamento tra teste diverse. Tranne quello della direzione artistica, che di solito è sempre di qualcun altro, ahimè. Però, insomma, bene o male, il problema della condivisione va anche visto a livello centrale, non soltanto perché tutto il personale con cui ho a che fare deve vedere queste robe. Ora, normalmente in audience development ci sono tre famiglie di cose che puoi fare per i tuoi utenti. Di modi che hai per coinvolgerli, attirarli, eccetera. Uno attiene il piano della mediazione, paro paro, quanto sono bravo a costruirti un'esperienza, a raccontarti bene quello che ho, con uno storytelling adeguato, coinvolgente, emozionante, quanto sono capace di comunicarti il mio contenuto, il mio valore, in qualche modo i miei valori. In questa roba qua rientrano. Volendo anche le didascalie in braille o cioè può anche essere una cosa alquanto indolore per la struttura culturale che opera su questo piano. Una buona comunicazione interna, manca sempre, ma insomma se uno la facesse, un buon sistema di orientamento che già aiuta le persone in qualche modo nelle wayfinding rispetto alla struttura dove siamo, a capire cosa c'è per loro, a metterle a loro agio. Però anche, che ne so, per esempio, in una logica un po' più partecipativa, magari ripensare al mio sistema di didascalie in funzione delle domande delle persone e non in funzione della mia così paranoia curatoriale. Poi ci sono attività invece di coinvolgimento, cioè non, in cui i soggetti cominciano a diventare due e hanno un po' lo stesso peso, che sono quelle. Mentre nella mediazione sono sempre io il soggetto, io ho la mia offerta e devo solo trovare il modo giusto di comunicartela, in qualche modo. Quello giusto per te, raffinato, user-centered, quello che vuoi, però sostanzialmente unidirezionale. Nell'involvement invece parliamo di tutta quella famiglia di attività, un po' dove poi rientrano anche quelle poi che se le spingi diventano vere e proprie attività di stampo partecipativo, che sono. Appunto, dal banale laboratorio, workshop, eccetera, che per definizione è un'attività in cui si chiede alle persone di fare qualche cosa e quindi di apprendere, coinvolgersi, eccetera, attraverso un contributo attivo, a cose spinte tipo Zwipline, in cui io programmo la mia stagione coinvolgendo gli utenti. L'ultima famiglia di attività come tipologie è quella dell'outreach. In cui io vado a prenderle fuori dalle mura della mia realtà, le persone, e quindi porto la mia offerta culturale in piazza, nei centri anziani, fuori dalla chiesa, cioè fuori nei centri commerciali, fuori dalle mie mura, dove di solito faccio i miei spettacoli, dove di solito faccio le mie letture, eccetera, eccetera. Famiglia un po' più spinta. Qui tantissimo fa il marketing, perché tutto quello che è guerriglia marketing, tutto quello che va su quel fronte lì, fondamentalmente fa outreach, no? Nel momento in cui vi faccio una performance di danza one shot a sorpresa dentro l'aeroporto per promuovere il mio festival, sto facendo quella cosa lì. Tutti i flash mob rientrano in questa roba qua. Uno li può fare. In una logica un po' più di breve, con una visione un pochino più di breve termine, in una logica di marketing puro, cioè un'azione di comunicazione puntuale, molto ben fatta, di grosso impatto, che vada, magari poi mi si viralizza sul web e sono a posto, ho dato visibilità al Festival della Taranta. Oppure, un po' più intensamente, outreach si fa anche nel momento in cui io, per esempio,
So che gli anziani non riescono a venire al museo perché hanno problemi fisici, di stanchezza, di lontananza, di mezzi di trasporto, culturali e tutto quanto, e io mi prendo un'opera al mese e faccio il giro dei centri anziani con quell'opera e gliela racconto. È un po' una roba diversa. Ora, magari uno può pensare di fare una roba un filino più appealing, ma è altrettanto così ricca dal punto di vista del portato. Però questo è per dire che in ognuna di queste famiglie ci stanno tantissime cose diverse che uno può fare. Gli approcci partecipativi appunto stanno lì. Allora, qualcuno di voi ha fatto, cioè voi avete già un'idea di qual è il pubblico che vorreste raggiungere e non raggiungete? Cioè chi ha già delle attività in corso? Gestisce uno spazio piuttosto che muove qualcosa? Ha già il suo problema? Bello chiaro? Vorrei che ci venisse questa gente qua e non ci viene? Più o meno? Quelli li vogliono tutti. Non si capisce bene cosa se ne fanno poi, però li vogliono tutti gli adolescenti. Sì. C'è adesso un piano molto bello Domani vi porto un esempio, proprio recentissimo, sul coinvolgimento degli adolescenti. C'è un ragazzo che ha fatto una tesi su questo, che l'ha pubblicato su Inclusium, Including Museum, che porta tre casi diversi di coinvolgimento di adolescenti in attività museali, strictly museali, e che sono dei casi carini, quello ve li segnalo perché da leggere sono. Visto che non c'è una teoria, qua è tutto esempi, eh? Cioè nel senso si va e si guarda, cioè l'unica roba è essere dentro le reti giuste per ricevere continuamente gli aggiornamenti di chi ha fatto cose, le ha sperimentate, ha avuto il buon gusto di documentarle, cosa che dovremmo fare tutti, che vi invito a fare in ogni caso, perché ogni esperienza è fondamentale per tutti gli altri, cioè una cosa fatta da uno è tutto sperimentale, sempre sperimentale. Allora, prima di iniziare un processo di audience development, bisogna saper rispondere almeno a queste cinque domande, comunque. Primo, con chi vogliamo lavorare? Diviso per lo raggiungo adesso, lo raggiungo domani, lo è irraggiungibile, eccetera. Poi perché ci interessa? Perché per esempio gli adolescenti sono sempre una questione, no? Ci interessano questi adolescenti, ma perché? Sono una minoranza della popolazione, gli anziani e dove li metti? Quelli sì che hanno un problema. E cioè, nel senso, piuttosto che io voglio gli stranieri, sì, ho capito, però gli stranieri qua oggettivamente sono pochi, sono di prima generazione, sono alle prese con dei problemi enormi di sopravvivenza e di tutela della propria persona. Non ha senso coinvolgerli in una roba così, o sì, almeno chiederselo. Perché vuoi quel pubblico lì? Solo perché non sei abituato a vederlo tra le tue mura? O perché è più strategico, più intelligente, più strategico rispetto ai miei bisogni o rispetto alla mia capacità di trovare altri soggetti che mi possano aiutare a raggiungerlo quel target. Perché è una roba che difficilmente fai da solo, comunque sia. Come conosco il mio target? Perché, poniamo, l'adolescente è veramente la bestia più sconosciuta di tutti. Perché tutti siamo stati adolescenti e nessuno di noi lo è più, qualcuno anche da tantissimo tempo, come me per esempio. Il che significa, non so, avete visto quella, c'è una bellissima campagna di comunicazione del Ministero dei Trasporti o della Salute o non so, che dice contro il bere al volante, che dice tipo se non sballi, sballare non è bello, ballare è bello, sballare. No, ma nel senso, cioè tu non puoi usare una parola che l'ultima volta che è stata usata era il 1986, perché un adolescente di oggi ti ride in faccia e fa bene. Quella roba lì è pensata da un quarantenne per un quarantenne. Parli una lingua che non è quella dei ragazzi. Cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma ha speso dei soldi per sta roba, eh? Hanno sicuramente contattato qualche cavolo di agenzia di comunicazione che si è messa lì per dire sballare. Cioè, ma sul serio è 30 anni che nessuno lo dice più. Ma giusto, faceva schifo anche negli anni 80, capisci che adesso fa ancora più ridere?
Ah, questo è il problema. Come lo conosci il tuo target? Di cosa stai parlando quando parli di adolescenti? Di cosa stai parlando quando parli di stranieri, cioè 77.000 etnie con 85.000 problemi diversi? Cioè, di cosa parli quando parli di donne, di anziani, di... Cioè, non vorrei mettermi a fare una polemica contro il target, però anche ragionando strettamente in termini di target, tu quel target lo devi conoscere, ma come le tue tasche. E se non lo conosci, devi allearti con qualcuno che ti aiuti a conoscerlo ed avere gli strumenti tecnici per conoscerlo, corretti, metodologicamente, scientifici, no cavolate, un focus group fatto come Dio comanda, da uno che sa fare i focus group, no che mi invento un'intervista collettiva. Un questionario fatto sul serio con delle domande giuste, no? Con quelle scritte un po' così a caso, perché mi è parso di ricordare che al centro commerciale mi abbiano somministrato una roba del genere. Questa roba è fondamentale e su questa cosa della conoscenza, che è quello su cui poi lavoreremo domani pomeriggio, mi sento di insistere molto di più perché, per la mia esperienza, è la debolezza più forte di chiunque si metta in questo campo. Cioè non ha mai veramente gli strumenti per conoscere il suo target, veri. Cioè non sa capire co co cosa fare e come farlo per ottenere le informazioni minime e sufficienti per poter operare in qualche direzione verso quel pubblico. Una volta che l'hai conosciuto, diciamo, poniamo che sei già avantissimo e l'hai conosciuto, chiederti come coinvolgerlo, cioè qual è il modo giusto rispetto a quelle specificità di quel target, che può essere anche molto diverso a seconda di dove si trova, perché se sta su un territorio disperso, dove la cultura agricola è molto più forte, su un comprensorio industriale, operaio, cioè cambia moltissimo, come lo coinvolgo? E qui le strategie sono, rientrano in quelle tre famiglie là, a seconda di quello che si vuole fare, però anche lì vedremo che in realtà le cose che funzionano sono quelle che fai insieme alle persone. Cioè, il vero coinvolgimento lo fai quando alle persone dai un po' di voce. E poi come mantenere la porta aperta? Quando finiscono i soldi del finanziamento, posso continuare a fare quella cosa lì? In un museo scientifico invece di Modena, anni fa, c'era una direttrice che mi diceva: noi abbiamo fatto un progetto stupendo con gli adolescenti per coinvolgerli a scuola, per usare il museo come fonte, come luogo di ricerca, di scambio, di conoscenza, per cui da usarlo proprio nel senso proprio, no? Usatemi, sono una risorsa culturale, ti aiuto a fare la tesina, ti aiuto a superare l'esame di maturità, ti aiuto a superare il tuo corso di recupero estivo, ti aiuto in questo senso qua. Hanno fatto questa cosa bellissima, i ragazzi erano tutti contenti. Appena finito il progetto, uno ha provato a tornare al museo perché gli interessava una roba, la biblioteca era chiusa, perché l'accesso non era consentito agli estranei. No, estranei cosa? Cioè, io ci ho messo un anno a convincere 10 teste, no 2000, ma 10, che questo luogo poteva essere una risorsa per loro, un luogo chiave. Una risorsa per loro, però poi dopo gli orari della biblioteca non sono compatibili col fatto piuttosto che l'accesso agli estranei, piuttosto che ai non addetti ai lavori o quant'altro. Grazie. Questa è un'altra delle cose che bisogna chiedersi prima e comunque. Se no, non vi ci si mette, cioè proprio non bisogna neanche mettercisi perché è un effetto boomerang, è come una comunicazione sbagliata. Ti dico una cosa che non c'è, tu vieni, quella cosa te l'aspetti, non la trovi, perso per sempre. No, per 5 minuti, per sempre. Ci sono domande? Dai, no, non è possibile. Sono così brava? Ma fatele, servono. Senza quelle non si capisce niente. Io se no non so se vi sto servendo, se sto facendo un sermone, che potrebbe anche essere, che io tendo. Chi non gestisce musei cosa fa? Cioè musei, beni, vari, non ha in gestione o in qualche modo beni così, che tipi di attività fa? Non ho mai ucciso nessuno. Cioè, potete chiederlo a tutti, che ho fatto tanta formazione ad oggi, non ho mai ucciso nessuno. Su. Vabbè, seguiamo un sacco di corsi di formazione Utilissimo! perché comunque poi siamo riusciti qui e insomma, laurea fresco di laurea, quindi anche abbastanza stremati. Facciamo tutto quello che mi capita, tante cose, insomma, oltre a seguire attività culturali di vario genere, perché adesso c'è insomma, insomma. No, insomma,
poi vabbè, personalmente sto seguendo anche un corso per programmatore fisico e adesso mi faccio varie cose, più o meno siamo nel campo. Io ho collaborato con un teatro stabile di Lecce, con lei ho fatto varie esperienze per quanto riguarda, non lo so, la gestione, penso che, e l'avevi accennato prima, a volte sono anche logiche. Siccome l'audience development è un processo, io sto prendendo tutto adesso, mi rendo conto che magari può essere legato anche troppo bene alle dinamiche proprio amministrative o se ogni 5 anni insomma cambiano a livello politico e di governance dall'alto, però determinati equilibri a volte cambiano di conseguenza gli altri, anche a livello culturale, professionale, eccetera. Comune. Le realtà più piccole che funzionano meglio sono sempre quelle periferiche, che c'hai meno roba da abbattere, c'hai meno muri da abbattere, c'è poco da fare, più libertà, meno persone, meno resistenze, cioè ai margini fai l'innovazione, in mezzo nell'occhio del ciclone combini poco. Ma si può affermare che il marketing è quindi uno strumento fa parte dell'audience development, nel senso essendo un processo ha bisogno del marketing, no? È così, sì, ha bisogno di marketing. Questo secondo me l'audience development più che altro è un approccio che va assunto secondo me in termini proprio di assunzione di responsabilità rispetto alle attività culturali che si gestiscono, perché poi appunto tu lo puoi commisurare alla tua natura, cioè se tu sei un'area archeologica, cioè hai a che fare con una soprintendenza che comunque, cioè vuol dire, sta incasellata in un sistema scarsamente mobile. Il grosso delle questioni sono sindacali e hanno a che vedere con i custodi, i quali sono l'unico blocco di potere dentro il Ministero dei Beni Culturali. Quindi cioè, ci sono anche dei problemi oggettivamente più grossi di te. Difficilmente ti metti a fare, che puoi fare chissà che cosa. Allora però ragionare su se hai in gestione o hai a che vedere con queste cose qua, tu devi sapere chi c'è lì, cosa ci puoi fare e lavorare sui margini dell'animazione territoriale che puoi fare intorno ad un bene di questo genere, perché è vero ed è sempre vero che casi come quelli di Rione Sanità, in cui le catacombe di Napoli sono diventate il centro di un progetto di valorizzazione territoriale, sono cose che se le catacombe fossero state gestite dal Ministero e non dalla CEI non sarebbero mai state possibili. Questo bisogna fare i conti, cioè non è che dobbiamo troppo contare e dirci che, cioè mai state possibili, ci fosse stato lo Stato lì di mezzo, niente poteva succedere. Questa roba è successa perché era in capo alla CEI, però voglio dire, esistono beni ecclesiastici che possono essere luoghi identitari forti intorno ai quali costruire delle comunità o intorno ai quali tessere delle relazioni e portare avanti dei progetti che non appartengono necessariamente allo Stato, per intenderci, piuttosto che ci sono anche sovrintendenti illuminati che comunque adottano uno sguardo diverso o comunque in qualche modo, anche se molto a fatica, con molta lentezza culturale proprio rispetto ad altre cose, che si possono muovere un po' in questa direzione. Un po' il problema della Puglia da questo punto di vista, come di tutto il Sud Italia, è che è tutto Stato, cioè è molto Stato, rispetto per esempio al centro-nord dove c'è molto più civico o privato, proprio come assetti proprietari e quindi come governance conseguente. E questo è un'oggettiva difficoltà che uno in qualche modo deve considerare nel momento in cui si mette dentro delle macchine così grosse dove le cose che funzionano di solito sono demandate alla buona volontà di singoli che fanno incredibilmente funzionare le cose molto bene, piuttosto che semplicemente gente iperpreparata sotto profilo disciplinare e assolutamente impreparata sotto profilo gestionale, piuttosto che di comunicazione, di marketing e tutto il resto. Che non ha strumenti di capacità di lettura sociologica del territorio, che non ha, insomma, perché non fanno parte del suo portato. Del resto, cioè, ne si è fatto un mazzo così a imparare a farsi i suoi dottorati sulla sua disciplina e poi alla fine, dopo 1000 anni di concorsi, ce l'ha fatta entrare lì per uno stipendio che è di solito uguale a quello dei custodi. Quindi è anche comprensibile, no? che ci siano delle difficoltà su questo fronte. Però capire come l'iniziativa privata in qualche modo possa, associativa, di stampo cooperativo, di imprese, di terzo settore, in qualche modo di impresa sociale, si possano inserire su queste dinamiche, sta roba un po' di conto la devi... Cioè, ci sono realtà che fanno parte di un circuito statale, per esempio il museo, facendo partendo un centro di costo, al quale fanno parte altri musei, anche nel momento in cui riesce ad essere
studente è stato dato qualità, deve fare per avere delle risorse in più, cioè nel senso non è autonomo di gestire nemmeno i ricordi di ingressi che ha a disposizione, quindi cosa c'è? Deve mettersi in competizione con gli altri musei sempre statali per andare avanti o no? Cioè, da questo punto di vista sta male la gestione. Sì, senza entrare, sì, io ho difficoltà in realtà con tutte le cose pubbliche, perché nessun museo, anche civico, ha un bilancio suo di solito, sta sul bilancio del personale, sta sul bilancio del fornito, cioè ha lo stesso identico problema quando è la differenza è che sulle piccole dimensioni di solito il problema burocratico si aggira più facilmente, mentre su quelle grosse è molto più difficile muoversi, cioè semplicemente secondo me bisogna operare dove si capisce che ci sono dei margini, no? Tu dove stai, allora lì ti metti a lavorare, dove capisci che la cosa è più grossa di te, è inutile, se no non combini niente, non porti a casa niente, ti frustri e le persone continueranno a vedere quel luogo come l'alieno massimo. E... io parlavo per tipo i curatori che lavorano in quel museo statale, cioè nel senso hanno delle difficoltà a gestire, a programmare civiltà perché non sono padroni di gestire un banco. Quello sì. No, la cosa che puoi fare quando te lo lasciano fare è unirti in partenariato con altri soggetti, cioè stringere accordi, convenzioni, protocolli di qualche genere che in qualche modo regolamentino delle collaborazioni con soggetti altri. Cioè se tu vuoi lavorare, non so, la Gnam a Roma che adesso sta facendo una roba sperimentale sull'Alzheimer, lo fai con l'associazione italiana, famiglie, malati di Alzheimer, lo fai con... cioè, ti metti con altri tipi di soggetti a fare altre cose sulle quali magari non gestisci tu il budget, ma dai a disposizione degli spazi, delle cose, lo farai con i vincoli di poter aprire il museo quando puoi tu, questo è, c'è poco da fare, però in qualche modo questo ti permette di muoverti diversamente, cioè il problema è non vedere che l'interlocutore non sono le altre attività culturali, non dovrebbero essere le altre attività culturali. Gli interlocutori sono la società civile nelle sue varie forme, che possono talvolta, puta caso, pure esprimersi in qualcosa di culturale, ma anche no, perché se no non esci da quell'impasse lì e tra l'altro difficilmente intercetti pubblici diversi, capito? Perché in ogni caso sarà sempre tu attivi un circuito in cui potenzi, diciamo, rispetto ad un potenziale turistico, poni di un dato comprensorio, tu arrivi a sfruttare al meglio quella fettina lì, per cui ho un potenziale di 10 al momento e 3, ho un sacco di margine per crescere, comincio a lavorare su quello, ovviamente. Non è che tutti si devono mettere a fare comunità, cioè obiettivi che ognuno si dà in base a chi è, a come sta, a quello che si sente, a come la vede nel mondo, cioè non è necessariamente, può darsi anche che sia più realistico raggiungere il massimo potenziale turistico, infrastrutturale per quello che è. Dovrebbe anche essere, sarebbe meglio che fosse che tu riuscissi a fare tutte e due le cose, anche perché di là tu ti puoi muovere per una comunicazione integrata, un'offerta di senso, eccetera, eccetera, quindi lavorando su un piano anche negoziale con altre filiere come quella turistica, e ci sta. Però è pur vero che cioè, se il tuo museo è collegato da schifo e non puoi tenerlo aperto più di tot, tu questa cosa la puoi fare, però non puoi intervenire sugli elementi veramente determinanti, capito? Che ti abbattono il tuo potenziale di offerta. Allora può anche aver senso lavorare su comunità. Certo, devi avere le risorse, cioè devi avere qualcuno che crede che tu, servizi educativi, di solito fanno i servizi educativi sta roba, però devi avere qualcuno che crede che quella roba lì abbia una qualche importanza, perché se no, anche solo in termini, vi dicevo di Brera, quel progetto che è stata una meraviglia, però io ho fatto la valutazione ed è pesantissima, perché è stato un successo pazzesco dal punto di vista dei contenuti, della ricchezza, del portato, degli effetti sulle persone, a distanza, questionari a tutti, interviste a distanza di un mese, cosa meravigliosa, una roba che ti giuro dico, ma che soddisfazione, cavolo, hai lavorato un anno, ti sei fatta un mazzo così, per niente, poi molta gente ha lavorato gratis, però cavolo che bello, però è costato 10 volte quello che è stato finanziato, non sarebbe mai replicabile perché costerebbe troppo farlo e metà degli effetti di questa roba sono stati stroncati dal fatto che chi ha la titolarità di quel bene non ha liberato neanche un'ora di tempo uomo delle due persone interne al museo che hanno lavorato a questo progetto, che quindi come al solito ci hanno lavorato nei weekend di notte per i fatti loro, come quelli che si mettono su Facebook mentre non ti vedono da casa o dal palmare per fare... Quindi quella roba lì è un effetto, è per questo che bisogna fare moltissimo i conti con tutta la parte che vi ho detto prima,
perché uno deve commisurare alle sue forze questa roba, perché se la fai troppo ambiziosa rischi veramente di combinare un casino. Però se funziona, anche piccola, anche marginale, se funziona quella roba lì, poi cioè una se tu insegni a una persona quanto può essere bello quel posto, perché glielo lasci scoprire e davvero gli dai qualcosa e ti dai la possibilità di imparare qualcosa da quella persona, è presa per sempre. Questa è una che quando ti tolgono i finanziamenti starà lì a fare lo sciopero della fame. Questo è importante. Cioè, in qualche modo, aumentare la tua rilevanza rispetto alla comunità per cui tu operi, perché tu in fondo esisti perché esistono loro. Cioè, non è che traghetti un'eredità così a caso, la traghetti per loro, sono loro che danno senso a quello che fai, se no che cacchio te ne fai? Stai a casa tua, con la tua statuetta e ciao. Cioè, se non c'è la gente, cos'è la cultura? Se non gli effetti che può generare sulle persone, sui comportamenti, sugli atteggiamenti, insomma... Però in generale nelle strategie di development che funzionano ci sono sempre soggetti esterni, diversi da... e diversi da questo un po', cioè faccio una statistica così a braccio che non saprei tanto se, non so se lo scriverei, però per la mia esperienza personale le cose che funzionano sono sempre miste. Sono sempre miste, cioè in qualche modo mettono in, fanno lavorare insieme soggetti con obiettivi storicamente molto diversi. Anche sì. Di solito perché sono uniti o dal fatto di essere tutti civici, quindi in qualche modo lavorano sull'identità cittadina, o dal fatto di essere tutti universitari, quindi possono lavorare su quel bacino in qualche modo. Quindi non l'affinità di tipologica sulla base di collezioni non è un criterio qualificante. Cioè è molto più importante trovare la persona giusta anche in un posto assurdamente remoto piuttosto che avere una roba che apparentemente sarebbe così naturale mettere insieme ma che con la quale non riesci a... E in più hai che se tu ti rivolgi ad altre attività culturali puoi massimizzare l'offerta appunto nel senso che magari offri qualcosa di decente al turista che viene e in qualche modo riesci a fare una massa critica di un certo tipo. Tutti insieme riuscite a fare una comunicazione sensata, di rete, una promozione territoriale con una sua visibilità, facendo quel minimo di massa critica, a connettervi magari con i produttori locali, con quant'altro, allora lì hai fatto la tua massa e riesci a produrre qualche cosa. Però appunto lavori su questo, non porti gente nuova, non fai comunità, non fai sviluppo, fai... attivi delle economie possibili, migliorando, cercando di asportare tutti i limiti strutturali che ci stanno attorno. Quindi è più un lavoro per eliminazione di barriere che di acquisizione. Per questo ci vuole della consapevolezza. Però è una strada lunga, non va fatta tutta subito, però va fatta. Cioè in prospettiva vivrà chi avrà assunto questa roba. Io sono abbastanza così pessimista sulla sopravvivenza del tessuto culturale così come lo conosciamo, come è arrivato a noi. Così finirà. Non è sostenibile, semplicemente non è sostenibile. E quindi dal mio punto di vista le strategie per portarlo, per traghettarlo nell'era nuova, devono passare necessariamente da una presa di consapevolezza importante della centralità della funzione e dell'impatto sociale che si ha. Cioè non vedo molte altre vie. Penso che sarà talmente difficile sopravvivere che sopravvivere per caso la vedo improbabile. Allora, che ore sono? 4:30, siete vivi? Sì. Brava! Di già? Madonna, dopo un'ora? Ma dai, ma che resistenza! Ma sei giovane tu, ma io alla mia età cosa dovrei fare? Un pochissimo per un caffè? Ditemelo voi, ragazzi, io reggo... Io reggo, voi reggete, siete vivi? Dai.
Vabbè, facciamo alle 5 che è a metà. Dai. Ce la puoi fare. Madonna, la più giovane, che vergogna, guarda, non fossi in te. Mi sento in colpa. Allora, rispetto ai passi necessari, primo, identificare i destinatari. Prima di decidere quali sono i destinatari a cui volete rivolgervi, prima dovete avere dei dati secondari, non è che dovete fare voi chissà quali survey. Però esistono frotte di dati, demo Istat, osservatori, dati provinciali, cioè esistono molti dati secondari a cui attingere per rendersi conto di che cosa si sta parlando. Poniamo, dov'è il museo di cui mi parlava? Sì. Porto Cesareo. Allora, l'esercizio per domani è andare su demoistat.it e vedere le fasce di popolazione per età di Porto Cesareo, così vediamo se c'ha senso fare una roba sugli adolescenti o no. Anche. Brava, questi sì che ci stanno a Porto Cesareo. E così si fa. Eh certo. Eh certo. E adesso? Che bello! Ah, questo è un caso di successo e quindi bisogna raccontarlo primo e poi bisogna e poi mi dai anche un po' di informazioni, qualche immagine, così la faccio diventare un caso di studio. Che io sono sempre a caccia, perché ne trovo tantissimi, ma stanno sempre oltre un qualche oceano, e quindi qui da noi è piuttosto complicato tirarne su di casi di studio che funzionino, di cose che sono andate bene, che... Brava, così si fa. In conseguenza abbiamo condiviso anche quelle che erano le problematiche relative al vestimento, i contenuti sono i loro, non erano miei, e hanno familiarizzato con questa struttura che prima ritenevano magari troppo elevata, culturalmente a un salario in realtà, e invece poi alla fine era la loro realtà, quella della pesca, hanno fatto questa sala della pesca in cui hanno lavorato loro, molto semplice. Non mi è costato nulla. Visto? Quanto costa, quanto può costare poco? Fare una roba così. Bello. E adesso loro sono affezionate. E adesso loro sono familiarizzate al punto che spesso mi portano del materiale. Dei materiali che loro magari. Perché adesso è un, diciamo, un ambientamento del Mediterraneo di specie esotiche, no? Con l'innalzamento della temperatura dell'acqua, spesso capita che loro trovino dei pesci che non hanno mai visto nella loro. E allora li portano da noi. Perché è sta cosa? Oppure ci portano le loro fotografie di famiglia, abbiamo fatto una foto, una mostra con le fotografie di famiglia. Quindi penso di aver avuto, insomma, cavolo, un buon risultato, adesso non so. Siete già un caso di studio, vi ho già presi tutta mia. Siete già un caso di studio, vi porto dappertutto. Con i musei scientifici è più facile, cioè loro giocano facile, lo so, però cioè, piace vincere facile, però... Perché voi non siete innamorati dell'oggetto, voi comunicate contenuti, non oggetti. Noi siamo in mezzo, mi riferivo a quello che vi ho detto prima, noi sicuramente siamo in quella fascia lì, perché oltretutto i musei naturalistici hanno questa grande responsabilità anche dell'educazione ambientale. Ecco perché gli adolescenti tutti gli domani, ecco perché per noi sarebbe importante. Sì, perché poi ripeto, da bambini poi verso i 12 anni scompaiono e non li vedono. Sì, da bambini ci vengono perché li portano le scuole. Certo, perché lì che colpisci molto il cartaccetto, basta cacciare il prof, sono fregati. Lo so, e infatti lì è tosta, però comunque un museo scientifico ha dei vantaggi indubbi. Prima di tutto ha di solito un responsabile scientifico la cui missione è comunicare contenuti, non innamorarsi dell'uccello impagliato. Cioè nel senso sì, appunto, esatto. Invece da noi i direttori sono collezionisti, provengono dalla stessa filiera culturale, ereditano quella roba lì e venerano i loro oggettini così. Poi la natura comunque è semplice.
istintivamente apprezzata, no? Istintivamente percepita, e è un'opera d'arte, voglio dire. Quindi, sì, è più facile da comunicare perché è parte del vissuto di tutti, non c'è, non c'è una... Dopodiché non è così banale, perché far apprezzare la natura è una cosa, far apprezzare un museo con dei diorami è un'altra. Cioè, può essere più difficile se non lo animi molto, non lo narri, in qualche modo non passi quello che c'è. Però indubbiamente il vantaggio c'è. Infatti le cose migliori in Italia, anche le più pionieristiche, le hanno sempre fatte i musei scientifici, da questo punto di vista. Cioè, dal museo di Montebelluna al museo zoologico di Roma, con la Falchetti, cioè le cose buone sul pubblico le fanno i musei scientifici. Musei di arte contemporanea non finiscono di più, perché si intendono così come luogo del dibattito in sé, quindi in qualche modo nell'essere contemporanei includono anche un'idea di commitment con la contemporaneità, per l'appunto, però per gli altri è molto più difficile. La barriera culturale proprio è più difficile, perché comunque richiede una... Nel senso che, per esempio, a Roma, essendo l'offerta è legata molto al patrimonio artistico, culturale, non so, scientifico, hanno bisogno di trovare il scambio per farsi notare. Certo. Lavorano di più, magari rispetto a... Non dico il costo, ma anche un momento No, vabbè, sì, c'è anche che però il fatto di essere la Cenerentola della cultura, in quanto tutta la cultura scientifica in Italia conta zero rispetto a quella umanistica, questo essere Cenerentola gli ha lasciati più liberi, però, capito? Di ricordarsi il senso di quello che fanno. Mentre non c'è mai stata l'identificazione cultura-potere lì, cioè non è una questione di difendere un posizionamento, ma di amare la conoscenza. Cioè, tra i naturalisti e gli storici di solito, e questa un po', cioè, li vedi subito dal livello proprio di potente rispetto al loro impegno col mondo, anche con l'impegno sull'ambiente, quindi tutta l'educazione ambientale, tutto quello che significa la sostenibilità, cioè tutta questa parte qui. Quando mai a un museo di storia dell'arte o archeologico che gli è interessata sta roba? Ci meglio. Nonostante questa difficoltà, per Roma, c'è il centro planetario che si trova in zona euro, ha fatto salire gli interessi del museo della città romana, che ospita il planetario, e invece il centro planetario a fare, diciamo, da avere l'effetto positivo su un museo di storia. Perché essendo dislocato non è, diciamo, centro, certo, culturale, però, cioè, le fila di terra sono più della città. Certo. No, ma infatti quando funziona così. C'è un po' che il problema culturale dei nostri musei sta nel fatto che ancora per molti direttori, di fatto, il visitatore è una complicazione conservativa. È quella complicazione biologica che mi alita sul dipinto, che sta intorno al biglietto, che io vorrei solo il biglietto, ma nessuno che mi alitasse sul dipinto. Questo culturalmente è un dato di fatto. Quindi anche con questo, se uno lavora col patrimonio, questa roba un po' deve sapere. Non sono tutti così, cioè io vi sto parlando ovviamente per estremi, cioè pieno di direttori di musei più che in gamba, che oltre ad essere degli ottimi scienziati della loro materia, sono anche molto così convinti della propria funzione sociale, però mediamente dura, difficile. Comunque, nel capire se ci sono fasce di popolazione sottorappresentate, conoscere i dati e non affidarsi soltanto alla percezione può essere una buona cosa, in modo che appunto uno si renda conto di quanto c'è di impressionistico e quanto c'è di realistico nelle proprie... Quali sinergie possibili con le altre componenti sociali? Perché magari io ho un ente nazionale sordi che lavora benissimo e quindi posso fare delle cose con loro. Magari i sordi non sono tantissimi qua, però culturalmente posso fare un grossissimo lavoro perché loro sono collaborativi. Magari, se li conto, i non vedenti sono molto di più, ma con l'Istituto dei Ciechi non riesco a lavorarci perché non c'è dentro mia cognata, mio cugino, cioè anche cose molto
che dipendono dalle relazioni personali che tu puoi instaurare con le persone. Allora, può darsi che quel target abbia più senso, però per me ha più senso lavorare su un altro, perché lì so che posso raggiungere più degli obiettivi e in qualche modo che so fare quello che si fa con l'accessibilità, che si dovrebbe fare con l'accessibilità, cioè lavorando su un pubblico con bisogni speciali, migliorare la fruibilità per tutti. Perché in Piemonte c'è un museo a Saluzzo, Marchesato di Saluzzo, nel Cuneese, provincia Granda, Casa Cavassa si chiama, è un museo storico, palazzo abitato, quindi con dentro collezioni, da un collezionista, con in casa dell'Ottocento, con dentro robe del Cinquecento, dell'Ottocento, una cosa meravigliosa, iperstratificata, complessissima da comunicare, complessissima, per appunto per il fatto che si muove su livelli temporali diversi. Lì, con un progetto di schedatura rivolto ai sordi, perché la sordità non è solo un impairment di senso, la sordità ha anche delle implicazioni sulla comunicazione, sulla cultura sorda, sulla lingua, quindi ha degli aspetti linguistici, concettuali, di strutturazione anche delle frasi molto che se li guardi da vicino sono molto complessi. Sono state fatte queste schede da un'esperta linguista che lavorava per l'ENSE, eccetera. Queste schede hanno totalmente sostituito quelle precedenti. Nessuno guarda più quelle per il pubblico normale. Usano tutti solo quelle per i sordi. Perché sono fatte meglio. Sono fatte semplicemente pensando alle persone. Semplificando la lingua, ma mantenendo la complessità di concetto, che è un lavoro enorme, molto faticoso, per cui ci vogliono importanti competenze, fatte per sordi, cioè pensate per quel target lì, ora tutti finalmente possono leggere una scheda e capire cosa c'è dentro sta casa, grazie al fatto che si è lavorato con i sordi, che a Saluzzo, non lo so, ma saranno pochi, immagino. Quindi voglio dire che lavorare sull'accessibilità su pubblici speciali è una cosa molto utile, perché ti aiuta a fare quello che normalmente non fai mai, e cioè metterti dalla parte delle persone, di quel famoso utente medio che non esiste e rispetto alla cui competenza linguistica, scientifica, cognitiva, eccetera, non sai mai come regolarti, perché i livelli sono tantissimi. E quindi appunto quanto per me è sensato attaccare un progetto, decidere di lavorare su un target piuttosto che su un altro, che non è una cosa che mi può dire nessuno, la posso solo capire io, perché dipende da molti elementi che sono in parte misurabili e oggettivi, perché li puoi contare, in parte dovuti alla percezione e alle relazioni che uno ha sul territorio. Quindi capire come, cosa ha senso fare, è una cosa che nessuno vi potrà insegnare, ognuno di voi è in grado di capirlo solo su se stesso. Dai, non morire, ancora un attimo, quarto d'ora. Ad esempio, io ho lavorato molto su progetti interculturali, quindi ho un po' più di esperienza su quello, quindi vi racconto un po' quella parte lì. Questo è un esempio. Se si vuole lavorare in qualche modo, non so, voi avete il Museo delle Migrazioni qua? In Puglia, voi avete il Museo delle Migrazioni? No, è vero? Giù, non so dove, giù, me lo ricordo giù, ma non so dov'è, non ci sono mai stata. C'è. Sì, no, Puglia sono sicura, la regione non l'ho sbagliata, però per intenderci. Se uno vuole lavorare, per esempio, io non so come siano qua il profilo migratorio delle provenienze delle persone che abitano in Puglia, avete molta immigrazione? Ah, voglia. Ma di seconda generazione o ancora tutta prima? Ah, quindi c'è da lavorare. Cioè, gente che non ha più solo paura di essere beccata senza documento e sa di avere un tetto sulla testa. Ah, beh, quindi si può lavorarci. Cioè, già come... Per esempio, uno deve sapere i contorni dei fenomeni migratori. Esistono degli osservatori sull'immigrazione, esistono degli istituti che studiano queste cose, quindi in qualche modo che ci... Per cui sapere quali sono le comunità, quali sono, da quanto tempo abitano qui, quanti hanno di seconda generazione, che tipi di profili, di comportamenti hanno in qualche modo. E decidere se lavorare con una comunità in particolare o no. Per esempio a Brera non abbiamo lavorato con una comunità, ma abbiamo lavorato con diverse comunità. E individuare i mediatori, che è cruciale per tutti i pubblici altri da noi, ma i mediatori in particolare su persone provenienti da altri paesi sono fondamentali, perché sennò sono assolutamente inaccessibili.
che significa avere un rappresentante che già lavora di associazioni, quelli che si espongono, quelli che sono già più in qualche modo impegnati. Però è difficilissimo beccare quelli giusti, perché il mediatore, anche su un pubblico speciale, per esempio sui ciechi, a Torino tempo fa c'è stato un museo, ha fatto tutto un progetto sui non vedenti molto bello, e sviluppato insieme a un ente che rappresentava gli interessi delle persone non vedenti e ipovedenti di quel territorio, ha fatto una roba stupenda, non aveva fatto i conti che ci sono due realtà che si occupano di non vedenti, uno è l'istituto, l'altra è l'associazione, che non si parlano, si odiano, ma l'organo di comunicazione che arriva a tutti quanti è quello dell'altro. Quindi loro hanno fatto un bellissimo progetto, l'hanno fatto coinvolgendo quel target lì in qualche modo, però hanno scelto male l'organo di rappresentanza, si sono appoggiati a quello dei due che litigava, ma che era meno potente dei due. Risultato, questa informazione di offerta anche turistica è arrivata a molte molte poche persone. Quindi scegliere il mediatore, cioè chi è la tua porta rispetto al pubblico con cui vuoi lavorare, è un processo che può essere molto delicato. Anche quando parliamo di cose apparentemente evidenti, come, non so, appunto, un ente non governativo di interesse rispetto ad una qualche disabilità, che dici, vabbè, insomma, più o meno, quanti vuoi che ce ne siano? Eh no, più di uno, dipende. Quindi conoscere questi aspetti sul territorio, chiedere ai colleghi in università che lavorano con queste robe, per saperlo prima. Poi decidere con chi si vuole lavorare, perché ci possono essere progetti a tutti i livelli. Ad esempio, un bel progetto che fu molto pionieristico a suo tempo è la GAMEC di Bergamo, che è una galleria di arte moderna e contemporanea con una piccola ma scelta collezione di arte contemporanea che fa soprattutto mostre, in realtà. Nella figura della sua responsabile dei servizi educativi, una donna molto illuminata che ha sempre lavorato moltissimo sul territorio, ha formato i primi mediatori stranieri sulla sua collezione, per cui ha fatto un progetto che era proprio di formazione di mediatori stranieri, quindi tipo una cinquantina di etnie, che praticamente tutte quelle che c'erano a Bergamo, che poi è una curia molto forte, quindi c'è molta immigrazione anche legata intorno alla chiesa, anche immigrazione delle prime ondate migratorie, quindi ora più stabili, molto integrate, eccetera. E con loro ha deciso che lavorava con i mediatori, non voleva lavorare con le comunità, voleva lavorare con i mediatori, cioè ha costruito delle relazioni facendo corsi di formazione a persone che volevano andare lì e che poi, dopo essersi fatte formare a diventare mediatori culturali, cioè guide, ma di un livello da mediatore, insomma, non la guida che ripete, perché loro poi nella propria lingua e adattandoli in parte alla propria cultura potessero fare da guide per le rispettive comunità, poi lasciando così a loro questa porta aperta. Questa esperienza, per esempio, ha formato molti poi dei mediatori che sono venuti a lavorare a Brera, anni e anni dopo, per dire, gente che è riuscita a rimanere in qualche modo nel campo, che lavora con il Museo Storico di Bergamo, che... Questo era stato un progetto assolutamente pionieristico nel 2006, credo, 2005-2006, e che aveva funzionato molto bene, perché poi questi hanno anche un lavoro, nel senso che tu sei preparato a questa cosa. Certo, se non c'è nessuna comunità cinese che viene e chiede una visita guidata, tu che gliela puoi fare in cinese, non ci sei. Però in realtà significa anche mettere queste persone in condizioni di interessarsi di più, perché poi questi le visite guidate gliele pagano. E quindi è un lavoro per loro. Certo, non ti basta per vivere, però insomma in qualche modo rende conto del tuo impegno e non ti fa lavorare da volontario. E poi, vabbè, tenere sempre presente le condizioni e i vincoli, che non sono poca cosa, perché appunto se vuoi lavorare con le donne magrebine, però devi sapere che... magrebine non vuol dire niente, però insomma se vuoi lavorare con donne di cultura musulmana, di religione musulmana o comunque di cultura araba, devi sapere che dopo una certa ora devono essere accompagnate, che se le tieni al mattino devi avere anche una sistemazione per i bambini, perché hanno tutte in carico i bambini. Devi tenere conto di queste cose qua. Da noi, su un corso di italiano che era stato fatto, si era dovuta attrezzare in corsa una rete di volontari che facessero l'accompagnamento
a casa la sera per poter permettere a queste di seguire i corsi che gli avrebbero poi fatto fare l'esame per la certificazione di italiano, perché comunque per loro uscire dopo il tramonto da sole non era neanche ipotizzabile, pur essendoci mezzi comodissimi, tutto molto illuminato, però insomma quello era un fatto culturale, non era un fatto. E senza, non se ne era tenuto conto subito, si è dovuto fare dopo in corsa di trovare questa roba, i volontari che in macchina facessero avanti e indietro, andassero a presentarsi ai mariti, eccetera, così come la volontaria che teneva i bambini invece la mattina quando loro facevano le attività in museo. Possiamo farla la pausa? Che gli si è aperta la faccia così. Se riesco a togliermi questa cosa senza morire.